discorso della scimmia che dà nausea alla bocca. Ci manca altro che tutto vi torna, per carità di Dio, tutto vi torna. Immaginatevi che prospettiva felice, la situazione nella quale tutto vi torna. Tutto ritornerà infinite volte, per infinite volte donne e bambini creperanno annegati nel mare di Sicilia, che bello! Un eterno bidurro come la mettiamo, fantasia, ma è poesia, fantasia. No, è la prima volta, vengo spesso a Palazzo Ducale, seguo le conferenze di storia e di arte. E questa? È la prima volta che ascolto Cacciari e l'ho trovato un po' al di sopra. Abbastanza difficile da mi sembra, sì, mi sembra indirizzato a persone che abbiano già una preparazione filosofica, come minimo di laurea, perché io sono laureata in scienze politiche, quindi non ho fatto mai studi filosofici e lo trovo ostico abbastanza, sì. Essi immanente. L'unica cosa che certamente possiamo affermare, perfetto accordo con i principi e le categorie aristoteliche, è che questo evento non è che mi cadano le braccia, però dico ragazzi, cioè io sono la lavorata in tedesco, però sento lui e mi sento un verme. E vabbè, ma è giusto così, sì. Dovremmo frequentarlo di più. Cioè io in televisione l'ho visto anche di sera, mi vado fingiamo, ci costruiamo molto per fingere. Prima volta dal vivo, diciamo. Cosa ne pensi? L'ho trovato un pochettino complicato da seguire e sì, anch'io di sopra un pochettino anche dell'audience, delle persone che sono venute ad ascoltare, credo. Sei uno studente di filosofia o comunque materie? No, studio sostenibilità in Olanda, tra l'altro. Il libro ci dice, è il presente. Il passato non è passato, morto. Io voglio che sia, dice Leonardo, voglio che sia. Posso dire semplicemente che non mi è piaciuto granché, poi non... In tanti mi hanno detto composti, un po' difficile da seguire se non si ha una base... Sì, devi avere una certa preparazione per seguire esattamente tutto quello che lui ti dice. Per cui per me, per le mie capacità, il nostro livello, stiamo parlando di in generale. Sì. Il tempo debba necessariamente essere inteso come durata. Questa è la mia. Un elemento che mostra bene, credo, l'intelligenza. Zarathustra ha nausea di questa idea di eterno ritorno. Non c'entra nulla. Si dice, lo dice anche David, ma sono errori colossali che io francamente ogni volta che leggo Nietzsche non capisco come si siano potuti commettere. Oddio, che dice il mio maestro Flaviano. Oggi, zero oggi.